finalmente parola ai registi, perché insomma sto facendo una carrellata dei pareri delle case di produzione, no? Perché diciamo l'anello materico della comunicazione sente ancora in modo maggiore il limite di non poter girare, di non poter avere sette e voi anche per primi. Parere dei registi, perché tra le varie occasioni emerse, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, ci potrebbe essere quella della ribalta del talento italiano, insomma. In generale, come regista italiano, come AIR3, come associazione, ma come regista italiano, abbiamo sempre cercato di spingere le nostre candidature, di spingere clienti e agenzie ad usare i registi italiani per il valore delle nostre reel. Non tanto per un senso di autarchia, che nel 2020 farebbe un pochino ridere registi italiani contro registi stranieri, quella Ovvio. ovviamente non ha più tanto senso, ma per il fatto che realisticamente, a parte certi talenti che indubbiamente vengono in Italia e fanno dei lavori sopra la media. Poi mi dispiace, cioè, non mi dispiace neanche un po' dirlo, ma devo dire che poi molti dei film che sono destinati a registi stranieri sono film che noi potremmo fare, credo, in maniera abbastanza tranquilla e serena. Adesso si crea il problema del post-coronavirus, di nuovo quindi una situazione un po' estrema, in cui è vero, la tentazione di dire facciamo ripartire l'Italia usando i registi italiani e via dicendo sarà sicuramente da un certo punto di vista, dal punto di vista tecnico e pratico, più facile in qualche modo usare registi nostrani. Se questo avviene, io sono felicissimo, ne abbiamo parlato tanto con CPA anche. Ripeto, è una piccola fase e non vorrei che diventasse questo la punta di diamante della nostra battaglia, perché la nostra battaglia è un po' più culturale che non. In che senso? Cioè, qual è il punto di vista più pregnante di questa cultura che vorreste instillare? Allora, io non lo so, dico, da punto di vista, forse con un pochino di retorica, posso dire che usare talenti italiani fa bene a tutti quanti. Va bene a tutti quanti perché ci fa crescere noi, quelli più anziani come me, sicuramente meno, ma i giovani talenti che abbiamo in Italia sono tanti e hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di fare, hanno bisogno di capire come funziona il meccanismo della pubblicità e quindi hanno bisogno di farsi le ossa. E quindi direi, da punto di vista, quando parliamo di atteggiamento culturale, credo che si tratti soprattutto di questo. Poi c'è l'aspetto pratico che è quello di dire un regista che parla la tua lingua, che è a disposizione. Poi l'essere a disposizione ovviamente in questo momento fa un po' ridere perché comunque insomma a disposizione ovunque da tutte le parti del mondo. Però appunto sarebbe carino che diventasse, che non so come dire, che certi clienti, certe agenzie, così come hanno preso certi temi, tipo l'ecologismo e via dicendo, come valori di base della propria comunicazione, anche l'idea di usare talenti nostrani forse potrebbe far parte di un meccanismo. Che poi appunto, cioè, questa logica, questa cultura non rientra tanto in chiudiamo le frontiere e chiudiamoci i talenti, a prescindere che sarà anche necessità, perché voglio dire, dubito che si potrà girare in luoghi esteri molto presto, no? Quindi dovremo basarci sui nostri territori, anche per fortuna, magari scoprendo giustamente alcuni delle case di produzione hanno detto intessendo nuove relazioni con le film commission territoriali italiane, eccetera, eccetera. Però voglio dire, potrebbe anche servire a creare una via italiana del comunicare, che se vuoi ancora non c'è, no? Guarda, io credo di sì. Che non ci sia, non so, non lo so, forse non è così ben definita come altre. Allora, certo che dobbiamo uscire dal contingente, perché il contingente è quello che dici tu, è che durerà ancora qualche mese, speriamo poco, ma durerà. Cioè, non poter andare all'estero, non poter chiamare registi stranieri e via dicendo. Però appunto sarebbe bello che sfruttando questa occasione si radicasse qualcosa di un pochino più profondo, no? E che possa durare più a lungo nel tempo. Parlo di contingenza nel senso che oggi è uscito il secondo episodio di questo film Vodafone che abbiamo girato da casa. Alcuni di... Il primo l'abbiamo girato in maniera collettiva, poi altri quattro soggetti, se non sbaglio, Ago, Panini, Luca Lucini, Brugia ed io, mi pare, adesso non so se ce n'è un altro ancora, che sono a soggetto. Un'esperienza
bellissima, fondamentale dal punto di vista psicologico perché ti fa continuare a lavorare anche in un momento come questo, e poi molto divertente perché io mi sono trovato a fare... Ma in effetti io quando l'ho visto, devo dire, ho chiamato subito Utopia, cioè mi sono messa in movimento, l'ho trovato geniale, anche perché, diciamolo, ha un po' il primato di essere stato il primo, quello che è venuto poi, ovviamente diventa poi un'imitazione e piace meno, ovviamente fa meno idea, eccetera. C'è però in effetti chi anche dice, certo, se iniziamo a proporre, a far vedere dei trattamenti così, è un po' la fine della produzione di qualità, che già è un po' bistrattata. È vero, ma per quello che parlavo di contingenza, perché questi film che abbiamo fatto, 6 mesi fa non avrebbero avuto senso e probabilmente fra 6 mesi non ne avrebbero più. Non ne avranno più, esatto. Credo che ci sono un sacco di momenti, di appunto di non so come dire, di procedure che possono sveltirsi, e adesso la video call è diventata di regola. Sto impazzendo perché ogni minuto viene fuori un programma diverso. Prima era Skype, sembrava che potesse funzionare, e poi Zoom, e poi Teams, e poi Google. Ma a parte questo... Poi la narrazione epica comunque dei momenti insieme, che bellissime campagne, abbiamo visto Barilla, abbiamo visto Selunga, però poi alla fine no, si rischia di ripercorrere uno stesso contenuto, nel senso che, guarda, adesso vorrei avere una redazione come hanno le testate grandi per ricordarmi il nome, però leggevo proprio poche settimane fa da parte di un economista americano che commentava la situazione italiana e non so come mai nominava anche il discorso della comunicazione e diceva che manca, cioè non abbiamo saputo purtroppo, ecco, perché a proposito di Davos, l'ultimo Davos che si era tenuto, no? Molti paesi credevano nell'Europa e anche nel nostro, nell'Italia, no? Si parlava, cioè, però dice, è da anni che l'Italia non sa inventare una nuova narrazione. Cioè c'è bisogno di una nuova narrazione del paese per narrare il food, perché non può essere quella pizza e mandolino, però da dopo il carosello c'è un buco praticamente di tipologia di narrazione. Non trovi che sia un po' vero forse? E che forse qui manca il fare sistema. Cioè dico, non potrebbe essere l'occasione questa di metterli tutti insieme, case di produzione, registi, agenzie? Guarda, potrebbe, io spero veramente di sì, ed è quello che stiamo facendo con CPA e in qualche modo anche con Hard Heritage Club, il tentativo. Spero di sì. No, io non lo so bene quanto una crisi così profonda e estrema come questa lascerà quando sarà passata. Probabilmente qualcosa sì. Io faccio una battuta. Quando mi sono ammalato e ho avuto una malattia brutta, c'è stato un momento in cui mi pareva di aver capito tutto. Dopo il senso della vita, l'importanza delle cose, vi dicevo. 6 mesi, ritornato a tomba. Un'altra cosa che io dico proprio quando tutti quelli che inneggiano, no, a quanto fanno bene queste crisi, lo dico anche, attenzione, dipende cosa lasciano, perché quando le persone stanno male per lungo tempo, quindi vedremo la crisi economica, poi quasi si diventa più egoisti. Cioè è più facile essere altruisti quando si sta bene, non quando si sta molto male, le malattie insegnano, no? Sì, è vero. Ti fanno capire, ti fanno dimenticare, ma se si protraggono troppo e lasciano il terreno troppo bruciato, diventano controproducenti al contrario, no? È verissimo, è verissimo. È vero anche, come dicevamo prima, che sono varie fasi, no? Nella prima fase, ad esempio, di questa cosa del coronavirus, c'era un'attitudine apparentemente molto molto di condivisione, vi dicevo. Poi dopo un po' subentra la stanchezza, subentra diventa più difficile. Ma questo, grazie a Dio, sempre gli umani, va tutto a... Sì. Ma soprattutto perché secondo me adesso serve da parte di tutti, cioè a partire dal governo ovviamente, ma penso che non sia il caso che noi entriamo nel merito di questo tipo di questioni, ma anche del sistema della comunicazione. Adesso è la fase delle visioni, cioè ok, abbiamo avuto questo, si potrà riaprire, che visione vogliamo dare, come vogliamo migliorare il tutto, come vogliamo fare, cioè è qui che ci giochiamo un po' il divenire futuro, hai capito? Perché a parole è facile dire, nei fatti, nei comportamenti di ognuno e di ogni singolo comparto si vedono i grandi cambiamenti per tutti. Voi come AIR3 in questo senso, cioè avete pensato un po'... non so, delle prerogative della ripartenza, c'è qualche disegno, qualche visione strategica?
diciamo così, noi abbiamo le nostre attività sono, come tu ci conosci molto bene, forse sei quella che ci conosce meglio, sono di varia natura, no? Abbiamo lanciato, appena è successo, è cominciato l'isolamento, abbiamo lanciato Cinema Club Home Edition, che quindi era un tentativo appunto di recuperare tutti i film interessanti disponibili in streaming e comunicarli dal nostro sito. Uno dei mille tentativi che sono stati fatti dalla Cineteca Italiana in avanti per dare una mano in questo periodo. Poi, dal punto di vista un più di lotta, fra virgolette, tu sai che noi facciamo parte del coordinamento, del direttivo di CNA audiovisivo della Lombardia, e su quello stiamo martellando tanto la regione quanto il governo centrale, insieme anche a 100 autori, per cercare di capire quali siano i meccanismi di ripartenza, no? Che loro metteranno in atto. A cominciare dal fatto che la Lombardia già prima era in una situazione paleolitica con una film commission. Anche se, esatto, l'audiovisivo milanese, no? Ultimamente si era iniziato a muovere non male. Come guarda, in realtà quando abbiamo fatto a Milano Film Festival quella tavola rotonda insieme a quella Pericola di Repubblica, sono venute fuori un po' di cose. Lui alla fine mi ha preso da parte e mi ha detto: ma io non immaginavo che l'audiovisivo avesse delle proporzioni così gigantesche e così sbilanciate verso la Lombardia e verso Milano. È una cosa che non è estremamente... Non è vero immediatamente percepibile. Secondo me, cioè, comunque ha un ruolo che potrebbe, a proposito sempre di narrazione, no? Se pensiamo al bisogno che ci sarà di raccontarsi anche da parte delle marche, quindi con anche dei prodotti, dei contenuti che vadano oltre lo spot, ma che facciano, insomma, famoso, no? Doing the story, che sembra essere la comunicazione della prossima era, certamente potrebbe fare la differenza avere un bel sistema che supporti tutto questo. No? Se tu pensi che Lombardia, che vuol dire Milano, laghi, montagne, non ha una film commission. Sì, è pazzesco. Ce l'ha, ma non ha una sede, non so come dire, non sta lavorando, non è un appoggio per nessuno, né per noi, né per chi arriva a girare da fuori. Da quel punto di vista, se pensi a questo, pensi che davvero dal punto di vista sistematico abbiamo bisogno di una e poi l'hai detto, cioè, il segreto è quello di non rimanere chiusi appunto in AIR3 CPA, ma di trovarsi AIR3 CPA, parlare con appunto il sistema dell'audiovisivo lombardo, quindi a uscire, parlare con le istituzioni, con le aziende, cioè allargare i temi, no, del dibattito su un settore, perché altrimenti no. Le aziende sono un tema per noi in Lombardia cruciale, perché noi abbiamo da una parte un audiovisivo che è sviluppatissimo, paragonabile a quello che c'è a Roma. Dall'altra, rispetto a Roma, noi abbiamo non so come dire, ci appoggiamo sui finanziamenti pubblici per una parte molto bassa, molto relativa. In un qualche modo, visto che l'audiovisivo in Lombardia è prettamente di stampo commerciale, cioè sono la pubblicità, branded content, documentari di quel genere lì, in un qualche modo il privato dovrebbe diventare il nostro canale referente, no? Il nostro canale, piuttosto che il pubblico, perché qua effettivamente o è il cinema o poco più. È un lavoro lunghissimo che dobbiamo fare, che stiamo facendo, e probabilmente se il canale, parlo nello specifico di AIR3, ma in generale fra le associazioni, compreso CPR, Directors Club, 100 autori ce ne ha, è aperto, un canale, quello dei clienti, ancora non siamo riusciti a instaurarlo. E probabilmente, ecco, quando tu mi chiedi cosa potrebbe succedere, la speranza... È questa. E che questo succeda. Beh, comunque, insomma, per parlare a un'associazione, partire da uno piuttosto che Confindustria e via dicendo. Io ti ringrazio tantissimo, intanto. Mi voglio la promessa, ma me l'hai già fatta, che ci tieni aggiornato delle novità e anche delle vostre iniziative, perché vedo che non state mai fermi e questo ci fa molto piacere. Ci siamo a presto. Grazie a te. Ciao.